Abbiamo dati sulle possibili coordinate dei resti dell'agente Sandoval. Cercate il cadavere nell'area. C'erano molte cose strane da queste parti per il culto della Santera. La gente e le famiglie dormiranno sonni più tranquilli, sapendo che non c'è più. Oggi abbiamo preso il cartello. Domani prenderemo le loro vite. Subisce interferenze. C'è un arco dove c'è quel mortaio. Vedo un secondo bersaglio. Attenzione, una torretta. E sono tre. Risposta in posizione. Devo fare una posizione migliore. Bersaglio acquisito. Quello è fottuto. Ok, a posto. Ehi, soldato del cartello, proprio dove c'è il container. L'obiettivo è questo. Non è la prima volta che recuperiamo cadaveri. Sapete cosa cercare. Raggiungo la posizione. Fammi trovare una buona posizione. Mi serve solo questo portale. Roger, bersaglio marcato. Pronto, quando vuoi. È morto. Qui c'è un arco. Là, dentro la postazione di tiro. Indietro, potrebbe scoprirti. C'è un sicario. Dov'è il nemico? Là, dentro la postazione di tiro. Roger, bersaglio marcato. Visuale sul bersaglio persa. È troppo vecchio per essere Sandoval. Roger, bersaglio acquisito. Vado. Qui c'è un arco, vicino all'ingresso del campo. Container chiuso più avanti, copritemi. Trovato. Qui. Cazzo, è triste vedere un uomo come lui finire così. La famiglia sarà felice di riaverlo. E anche Bowman. Bowman, abbiamo trovato il corpo di Sandoval. Ti invio le coordinate. Grazie. Manderò una squadra a prenderlo. Voglio assicurarmi che torni a casa. Conosco la sensazione, purtroppo. Passo e chiudo. Sembra un campo di addestramento del cartello. Stando a Bowman, da qui passano tutte le nuove reclute. Santa Blanca assume degli ex militari come addestratori e non solo messicani. Alcuni vengono da Russia, Africa, Israele. Ci sono stati pure un paio di americani. Vorrei tanto sapere cosa può spingere una persona a lavorare per un cartello della droga. Niente di buono. Bowman, qui Nomad. Siamo a Montuyoc. Cosa ci puoi dire? Montuyoc è il campo di addestramento militare principale del Santa Blanca. Ce ne sono vari nella provincia, con reclute da tutto il Sud America. Per uno sta spendendo cifre folli per assumere ex membri delle forze speciali per addestrare le reclute del cartello. Dicono che l'istruttore capo provenga dall'esercito americano, ma non sappiamo molto altro. Dovete trovare informazioni sulle operazioni di addestramento del cartello e identificare l'istruttore capo. Ricevuto, Bowman. Ci pensiamo noi. Il campo di addestramento principale del cartello. Ottimo. Distruggiamo tutto.
Forse non abbiamo abbastanza roba per distruggere il campo. Non serve, basta uccidere gli istruttori. Senza di loro il Santa Blanca non ha un programma di addestramento. Ricevuto, ok. Un veicolo perfetto per voi, no? Gli istruttori stranieri del Santa Blanca stanno lavorando fuori dal campo di addestramento principale a Montoyoc. Uccidendoli possiamo fermare l'addestramento nella provincia. Cazzo! Sono DJ Perico con uno scoop! Si è aperta la stagione della caccia alla vecchia. Ci avviciniamo alla zona dell'obiettivo. Entriamo, troviamo gli istruttori e li eliminiamo. So che l'ho presa in giro dicendo che era una strega. Cazzo! Apro il fuoco. Istruttore morto, bel colpo. Elicottero, elicottero. Resta giù, elicottero, a terra. C'è una cassa d'armi qui. Proprio quello che desideravo. Uomo a terra, cazzo! Elicottero, a terra! Drone in volo.
l'ultimo degli istruttori, abbiamo finito. Credete davvero che rallenterà il castello? Certamente, quando si spargerà la voce di quello che è successo, il muro farà molta fatica a trovare di... Un attimo. Torniamo al lavoro. Quello era l'ultimo degli istruttori, abbiamo finito. Credete davvero che rallenterà il castello? Certamente, quando si spargerà la voce di quello che è successo, il muro farà molta fatica a trovare dei nuovi istruttori. E se non vogliono capire, torneremo finché non recepiranno il messaggio. Bersaglio sul tetto, bersaglio sul tetto. Davvero? Un terzo. Ok, mi muovo. Devo trovare una posizione migliore. Mi muovo. Ok, bersaglio marcato. Roger, bersaglio oltre a fuoco. Nemico a terra. Indietro, così ti vedono. Abbiamo un centro di comunicazione del cartello qui a Mount York. Potrebbe essere la svolta che ci serviva. Perché? Andiamo lì, rubiamo i registri dei messaggi e spediamo i dati a Bowman. Con un po' di fortuna puoi esaminarli e trovare l'identità del nostro istruttore misterioso. Di un centro di comunicazione del Santa Blanca a Mount York. Dovete hackerare i registri del centro e scoprire chi gestisce il programma di addestramento. L'esplosione ha attirato l'attenzione. Abbiamo fatti innervosire. Sì.
sparare e violare i registri dei messaggi per rubare i dati. Muoviamoci. Qui c'è un portatile. Si direbbe connesso alla rete. Vediamo cosa riesco a tirare fuori. Ho le coordinate di un riconoscimento che il cartello vuole dare a un sicario che ha ucciso un po' di ribelli. Download in corso. Sto inviando tutto direttamente a Bowman. Aspettiamo. Bowman, qui Nomad. Invio il registro dei messaggi da un centro di comunicazione a Motuyok. Se abbiamo fortuna, ci sarà il nome dell'istruttore. Lo sto ricevendo, un attimo. Niente, qui non c'è nulla che possa condurci al nostro uomo. C'è qualcosa di interessante, però. Pare che ci siano delle squadre alla ricerca di un disertore. Una delle loro nuove reclute se l'è data a gambe qualche giorno fa. Pensano che possa essere ancora in zona. A cosa ci serve? Se è stato nel programma di addestramento, è possibile che sia entrato in contatto con il nostro uomo. Pensi che il disertore possa darci un nome? Scopriamolo. Sta cercando un disertore sulle colline. Trovatelo e portatemelo. Potrebbe dirci molto sul programma di addestramento. C'è una squadra di ricerca del cartello. Qual è il piano, capo? Troviamo il capo e lo prendiamo. Voglio scoprire cosa sa del disertore. Roger. Ci ha fregati. Sei fuori fuori. Ci ha fregati, prendiamolo. Sono un sacco di luce interruttori qua su. Per
acquisito. Ai tuoi ordini. Uno preso. Ok, a posto. Il loro tenente sta fuggendo. Apro il fuoco. Abbiamo vento. Una nuova giornata. Sono DJ Pericolo e vi voglio parlare del futuro luminoso del Santa Blanca. So che siamo in Bolivia da una squadra di ricerca del cartello. Qual è il piano? Troviamo il capo e lo prendiamo. Un attimo. Sparo. Che cazzo? Puttana tua madre! Resisti, sto arrivando. Grazie, pensiamo alla missione. Qual è il piano, capo? Troviamo il capo e lo prendiamo. Voglio scoprire cosa sa del disertore. Roger. Parla, pince pendejo. Chi è il disertore che cercate? Un sacco di merda senza palle che è scappato dal campo di addestramento. Dobbiamo farne un esempio in modo che non venga ad altri la stessa idea. Lo riprenderemo e le altre reclute ci giocheranno con un machete. E dov'è questo cacasotto? Non lo sappiamo, ma ci siamo quasi. Una delle squadre di ricerca ha trovato delle tracce. Dov'è la squadra di ricerca? Dimmelo e forse ti lascio andare. Ok, ok, cazzo! Ci avviciniamo al disertore, cerchiamo nell'area dove l'hanno avvistato e vediamo di trovarlo. Facciamolo! Bersaglio numero 3. Ne ho un altro, sono 5. Vedo un cecchino. Sono 10 bersagli. Marco un capitano. Necessitamos un descanso. Vedo il pacco, via, via, via! Raggiungo la posizione. Fammi mettere in posizione. Un attimo, vado al soglio marcato. Ho il nemico. Pronto all'ingaggio. Apro il fuoco. Hai capito? Ti uccido! Giuro che lo faccio! Ma
Marcio, Marcio. Lasciatemi stare, lasciatemi! Silenzio, adesso io parlo e tu ascolti. Annuisci se hai capito. Ora muoviti. Se non per anestetizzarsi un po' la bocca. Andatevi, raggiungo. Che spreco di tempo. Se la decisione da prendere è comprare o non comprare, io dico di lasciarla sullo scaffale. Per favore, non riportatemi là. Meta, per favore, vi scongiuro. Non ce la faccio, lo capisci? Fratello, non lo guardo. Le cose che ti costringono a fare sono indicibili. Mi hanno dato un martello e mi hanno fatto uccidere un quindicenne. Mi obbligarono, ve lo giuro. Riesco ancora a sentire le urla. Preferisco morire che tornarci. Capito? Uccidimi ora. Uccidimi. Va. Informazione. Cosa sai dell'uomo che gestisce il campo? Cazzo, non lo so. È un gringo. Uno grosso. Uno con le palle, sai. Persino le guardie hanno paura di lui. Ha un nome? Uno degli istruttori lo chiama Bookhart. Carl Bookhart. Perché lo conosci? Ho conosciuto un sergente Bookhart nei Ranger quando ero in Iraq nel 2003. Abbiamo anche lavorato insieme. Merda. Torna dalla squadra. Sento Langley e vedo cosa sanno su Bookhart. Emilio ci ha dato un nome, Carl Bookhart. È un americano. Se è chi penso io, ero un ranger nell'esercito. Abbiamo pure servito insieme per un po'. Un ranger? No, non ci credo. Bowman sta ricevendo la conferma. Ci contatterà appena lo saprà con sicurezza. Allacciate le cinture. Abbiamo trovato le scorte di munizioni e colpi di mortaio per gli addestramenti a Montauk. Distruggete le scorte per fermare le operazioni nella provincia. Ci sono, andiamo. Ho delle informazioni per voi su Carl Bookhart. Avevate ragione, pare. In Iraq con il 3° battaglione 75° reggimento dei Ranger nel 2003. Congedato nel 2006. Poi è scomparso nel nulla. Mi pare di capire che si tiene in forma. Il nostro disertore dice che c'è una base del cartello nella miniera d'argento abbandonata di Chosa Padre. Trovate Bookhart, eliminatelo. Uccidendolo fermeremo per mesi l'addestramento del cartello. Ricevuto, ci pensiamo noi. Preparatevi, dispari a sinistra, pari a destra. E concentratevi sui settori. Carl Bookhart, ex sergente, 3° battaglione, reggimento dei Ranger. Un killer nato. Voglio vedere che sapete fare, fatemelo venire duro. Via, via, via! A 15 anni entrava e usciva dal riformatorio. I dossier sono segreti, ma potete immaginare. A 18 anni il giudice gli ha dato una scelta, galera o esercito? Bookhart ha fatto faville nell'esercito. Dopo essersi diplomato è partito per l'Iraq con il 3° battaglione nel 2003. Aveva trovato il suo posto e voleva far carriera.
Poi è rimasto vittima di un attacco a Ramadi nel 2005. Bookart non si è adattato alla vita da civile. Non riusciva a tenersi un lavoro e ha ricominciato ad avere problemi con la legge. Raccontava a tutti come l'esercito l'avesse fregato. Poi ha passato un po' di tempo al confine, a Quarez. Non si sa cosa cercasse, ma a un certo punto ha conosciuto El Muro, il capo della sicurezza del Santa Blanca. Si fanno qualche birra, qualche striscia di coca. Bookart gli parla dell'esercito. El Muro è colpito, riconosce un talento quando lo vede. El Muro chiede a Bookart di andare in Bolivia ad addestrare gli uomini del cartello a Montoyoc. Vuole avere l'esercito migliore del Sud America. E Bookart è l'uomo giusto per il lavoro. Un uomo che sa organizzare simulazioni e mostrare a un branco di bifolchi come smontare un G36, in grado di trasformare dei narcos in soldati d'élite. Come merda, culeros! Cassa, obiettivo completato. Pensi che sia utile? Merda, secondo me meno armi hanno per spararci addosso, meglio è. Giusto. L'istruttore capo del cartello, un ex ranger dell'esercito americano, tale Carl Bookart. Ha ceduto al lato oscuro quando ha iniziato a lavorare per il cartello. Ora dobbiamo eliminarlo. Siamo all'ultima posizione conosciuta di Bookart. Stiamo per farlo davvero, capo. Uccidiamo uno dei nostri. Bookart ha smesso di essere un fratello il giorno che ha iniziato a lavorare per il cartello. Sparategli a vista, senza esitare. Il drone è partito.
pezzo. Ok, mi muovo. Capito, vado in posizione. Ho il nemico. Roger, bersaglio abbattuto. Ai tuoi ordini. Bersaglio abbattuto. Cristo, sembra di stare in un macello. Che cazzo di addestramento fa a Bookhart? La prima cosa che impara una recluta dei sicari è cosa si prova ad uccidere un uomo. Prendono dei prigionieri e le reclute devono fare a turno con martelli e macete. Ma a volte sono uomini, altre donne, altre ancora bambini. E le reclute lo sanno, se esitano, dopo tocca a loro. Indietro, indietro! Sparo a questi bastardi. Vado in posizione. Ok, bersaglio marcato. È morto. Giù la testa, sanno che siamo qui. Mi ha fottuto, sta scappando. Calma, di forza, fatti sotto. Vediamo se sei così forte. È finita, Bookhart, sei spacciato. Tutto calmo, ok, stiamo bene. Vedo Bookhart, bersaglio marcato. È fatta, Bookhart è morto. Brutto modo di morire per un ranger. L'ha voluto Bookhart, non dimentichiamolo. Abbiamo fatto il nostro dovere. Bel lavoro, Motoyok. La perdita di Bookhart avrà un grosso impatto sul programma di addestramento del cartello. Le truppe migliori del Santa Blanca dovranno dividersi per arginare la perdita. Deve sentire la sicurezza e noi potremmo avvicinarci al muro. Esatto. Sono anni che il cartello fa il bello e il cattivo tempo in Bolivia. Ora finalmente iniziamo a reagire. Avanti così. Il muro era in inferiorità numerica, e lo sapeva. Che cosa puoi fare quando ti serve un esercito? Te lo compri. Ogni agente, come ogni puttana, ha un prezzo. Chi è Brennan Sueño? Era la mossa giusta. Avrei fatto la stessa cosa. Ma il muro non ricordava che la paura ha un valore superiore ai soldi. Agitazione. E il muro e il Sueño sono in guerra. Perché Sueño ha detto a Muro di uccidere suo fratello? Poi Muro ha
pagato l'Unidad per uccidere il sogno. Non credo abbia funzionato. No, proprio. Quindi lasciamo che si ammazzino a vicenda. Magari. Purtroppo Muro ci serve per arrivare al sogno. Sono amici d'infanzia. Dobbiamo sapere tutto quello che sa. Ok, lo prendiamo prima che l'Unidad lo faccia scappare. O che il sogno lo uccida. Si è ribellato contro il sogno e ora il cartello lo vuole morto. Trovatelo e portatelo dentro prima che sparisca. Di El Muro e il Santa Blanca si sparano. Ok, andiamo e troviamo El Muro. Impera Bolivia, la protezione della natura. Facciamolo per il futuro della Bolivia, compañeros. È il nostro lascio. La regenerazione. Fuoco, fuoco, fuoco! Soldati dell'unità in arrivo. L'elicottero ne è pieno. Rubiamolo e mandiamolo nella direzione giusta. Indietro!
zucca, fermatevi qui. Sparatemi un colpo in testa e tornate ai vostri affari. Magari è perché ci piaci, Muro. Non incontri tutti i giorni uno duro come te. Avete le palle, lo ammetto. Non siete che un ostacolo sulla via che porta alla morte di Assuegno. Due come voi, due amici. Era ovvio che avreste provato ad ammazzarvi. Forse. I veri amici sono una rarità in questo mondo. Ma il sangue non tradisce. Ovviamente. Tra un capo e un fratello, sceglierò sempre il fratello. Farò la pelle al Assuegno e poi appenderò la sua faccia al muro. Come un bel trofeo. Sì, hai reso l'idea. Ma di voi... di voi non mi interessa nemmeno il trofeo. Non ne vale la pena. Ci siamo al muro. Qui finisce la tua illustre carriera. Amo quei Yankee. Sempre pieni di sogni. Che cazzo avevano in mente quelli del cartello come il poso nero? Ora che è fuori dai giochi. Hai qualcosa da dire? È un tipo incazzoso, questo è certo. Non sei altro che una puttana. Lo capisco. Se vuoi vendicarti di El Sueño, io sono la tua occasione. Tu inizia a parlare. Ogni tua parola è un chiodo nella sua bara. Per questo sono credibile. Sei davvero una stronza. La tua gente ha ucciso mio fratello. Ha versato il mio sangue in questa terra desolata che è la Bolivia. Non ho nemmeno il suo cadavere. E ora dovrai aiutarti a uccidere il mio miglior amico. Su che cazzo di pianeta vivi? Aiutandoci con El Sueño. Aiuteresti te stesso. Colpire lui è come colpire me. Sentimi bene, bella. Hai a che fare con uomini veri. Non ricorriamo a questi giochetti da bambini, capito? Io rispetto El Sueño. E se ho rispetto per me stesso, lo ucciderò con uno dei miei proiettili. Lo farò con le mie mani. E adesso ho un proiettile anche per te, Karen Bowman. Le mie guardie armate erano a pezzi. Ero un re senza esercito. I miei generali erano morti o catturati. Non avevo difese. Ero vulnerabile. A che cosa serve un'arma senza una mano leale? Avevo perso l'unico uomo che consideravo amico. E quando ho provato a chiedere altri sicari ai miei partner in Messico, dissero di no. Avrei provato a reclutare dalle gang in Salvador e Honduras. La tua zona di guerra è la mia agenzia di reclutamento. Ma ci sarebbe voluto tempo per addestrarle. E nel frattempo io sarei stato un bersaglio ad aspettare che qualcuno reclamasse la mia corona. State creando più problemi di quanti ne abbia mai avuti qui in Bolivia. Il piacere è tutto nostro, Sueño. Se vuoi, però, possiamo chiuderla qui. Basta che ti consegni. Tutto questo casino per Ricky Sandoval.
un cabron che non era altro che un poliziotto corrotto. Non avete idea di cosa stia succedendo. Posso dirvi la verità su Sandoval? Basta stronzate. Ho le prove. Una registrazione audio di Ricky Sandoval che confessa il suo più grande peccato. Vi farà capire che tutta la vostra missione, il motivo per cui siete qui, si basa su una bugia. Sei davvero arrivato a tanto per pararti il culo? Altre bugie? Sono molte cose, ma non bugiardo. Ascoltate la registrazione con le vostre orecchie. Niente trucchi, ma dubito che avrete molti motivi per venirmi a cercare dopo aver sentito le parole di Sandoval.